tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Allontanarsi dai social network e vivere offline per qualche giorno rende le persone più felici. Questa è la scoperta di uno studio dell'Happiness Research Institute, ossia l'Istituto di Ricerca sulla Felicità di Copenaghen. Secondo la ricerca, Facebook distorce la nostra percezione della realtà e il modo in cui le vite degli altri ci appaiono, spingendoci a confrontare ciò che facciamo con quello che vediamo sui social. E se siamo costantemente esposti a belle notizie altrui, le nostre vite ci sembrano meno soddisfacenti. Tu cosa ne pensi? Innanzitutto, Facebook può essere, come anche gli altri social, social network, se sono usati in modo intelligente, possono aiutare e permettono anche alla gente di migliorare tutte le proprie situazioni. Certo è che vedendo alcuni fake oppure vedendo dei selfie o vedendo che uno va a mangiare al ristorante e fotografa il piatto della pasta asciutta o di quello che sta mangiando, personalmente non mi interessa né sapere né in bene né in male di queste cose qua. Al contrario, naturalmente, invece, se viene usato nel modo, non dico sempre intelligente, come gli ultimi fatti di Parigi, dove quel ragazzo che era rinchiuso nel teatro ha potuto dare un allarme, eccetera, eccetera. Diciamo che bisogna un attimino trovare una giusta dimensione. È vero che io personalmente, vabbè, alcune volte sì, potrei essere invidioso, altre volte no, o percepire alcune volte che c'è qualcuno che sta meglio di me o peggio di me. Cosa dire? È di libero dominio e quindi bisogna lasciare che ognuno con la propria intelligenza più o meno possa sapere cosa è giusto pubblicare o cosa non è giusto pubblicare. Ripeto, personalmente quando uno prende la patente e che fa le fotografie e dice oggi ho preso la patente, sono contento per lui o per lei che ha preso la patente. Speriamo che non ci sia un pericolo in più che va in giro sulle strade. Però onestamente, cosa devo dire? Non mi sembra neanche il caso di essere né invidioso né soddisfatto oppure di essere depresso. Non è facile trovare il confine fra quello che può essere furbo o non furbo pubblicare o trasmettere o dire. Questa è una questione anche altamente personale. Io sono d'accordo con questo sondaggio. E secondo me manca il rapporto con le persone, cioè non si ha più, non si parla più, non si scambiano opinioni. Cioè, se si è davanti a una macchina e tutto influisce su quello e basta. Vado su Facebook. Posso andare, ma non ci vado. Non dico che è negativo, però secondo me influisce sul fatto che le persone non hanno più un dialogo con gli altri, cioè non vengono condivise opinioni, scambi di parole. Secondo me questo sondaggio è giusto. Beh, è vero, cioè staccare ogni tanto da questi social network che possono anche essere divertenti può risultare molto utile e molto più, cioè ti dà un approccio molto più reale secondo me alla vita, perché comunque cioè, tramite questi social network vedi sì le persone però da dietro uno schermo e questa cosa comunque cioè, è diversa da vederle dal vivo e le vivi in maniera completamente diversa, cioè non riesci a far trasparire le emozioni, le stesse cose. Da un certo punto di vista sono positivi, è vero, da un punto di vista sono molto, cioè, negativi. Tu hai Facebook? Sì. Ti capita a volte magari guardando i profili dei tuoi amici di essere geloso se loro sono in vacanza piuttosto che altri eventi?
No, guarda, sinceramente proprio no. E quindi, secondo te, però, è facile essere influenzabili tramite social media? Beh, dipende dalla personalità delle persone. Cioè, ci sono le persone più facilmente influenzabili e certe no. Però, cioè, sì, volendo sì, può essere facilmente influenzati. Può aumentare il rischio tramite social networking? Sì, se da fonti che non si conoscono o di cui non si sanno le condizioni reali, può essere facilmente influenzabile.